prima della Pasqua, di buon mattino a Betania, si erano radunati intorno a Gesù molte persone venute dalla Galilea in pellegrinaggio e anche i cittadini di Gerusalemme che avevano creduto in Lui dopo il miracolo della risurrezione di Lazzaro. Vi era l'abitudine che i cittadini uscissero incontro ai gruppi di pellegrini più numerosi o importanti e li accompagnassero in città tra canti e manifestazioni di gioia. Gesù fu accolto come un trionfatore al grido di Osanna e tra un lieto ondeggiare di palme e di ulivo. Nei giorni a venire, Gesù, con i suoi discepoli, si recò spesso nel tempio dove insegnò. Trascorse diverse notti in preghiera sul Monte degli Ulivi. In verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. I discepoli allora cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. Il figlio dell'uomo se ne va, secondo quanto è stabilito, ma guai a quell'uomo dal quale egli viene tradito. Bene per quell'uomo se non fosse mai nato. Aiuto, sì. Aiuto. Mentre mangiavano, prese il pane e, pronunziata la benedizione, e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo, il sangue dell'alleanza versato per molti. Vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo del cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregò più intensamente e il suo sudore diventò gocce di sangue che caddero a terra. Poi, rialzatosi dalla preghiera, andò dai discepoli
Gesù, se non avesse nulla da rispondere a quanto attestavano costoro contro di lui? Ma Gesù taceva. Il sommo sacerdote lo scongiurò per il nome del Dio vivente di dire se era il Cristo, il Figlio di Dio. Gli rispose Gesù: tu l'hai detto, lo sono. Anzi, vi dico, da ora vedrete il Figlio dell'uomo assiso a destra della maestà di Dio, venire sulle nubi del cielo. Caifa allora si stracciò le vesti, dicendo: egli ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora voi avete udito la sua bestemmia, che ve ne pare? E tutti gridarono che era reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo schiaffeggiarono. Altri poi lo percossero, dicendo: indovino, Cristo, chi ti ha percosso? E subito, la mattina, i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio, con gli anziani e gli scribi, dopo aver tenuto consiglio, legato Gesù, lo condussero da Pilato e glielo consegnarono. Entrarono nel pretorio per non contaminarsi e così poter mangiare la Pasqua. Perciò Pilato uscì fuori verso di loro. Silenzioso e rammaricato, guarda i soldati e indica loro di prendere Gesù in consegna, perché si rispettasse la volontà del popolo, che sia crocifisso. Gesù è aiutato da Simone di Cirene a portare la croce. Gesù era stremato, ma porta con dignità la sua croce. Il suo passo è traballante. Allora il centurione e dei soldati costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Un incontro casuale che segnerà definitivamente la vita di quest'uomo. Simone ha riconosciuto la sacralità di un'esistenza, la forza della croce, e l'ha impressa nel cuore dei suoi figli, così come ognuno di noi è chiamato a fare: scoprire ogni giorno la grandezza sacra del prossimo e far fiorire la propria vita nell'impegno per il bene comune. E di coraggio, che non si lasciano intimorire né dalle guardie né dalle piaghe del buon maestro. Esse guardano Gesù da lontano e poi si fanno vicine, come fa ogni amico, ogni fratello e sorella, quando si accorge della difficoltà che vive la persona amata. E Gesù le esorta a non essere donne piangenti, ma credenti. Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me. Hanno forato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti,
sul mio vestito gettano la sorte. Deporre le vesti della ricchezza, del lusso, dello spreco, della mentalità borghese, per indossare le trasparenze della modestia, della semplicità, della leggerezza. Dobbiamo abbandonare i segni del potere per conservare il potere dei segni. Padre, nulla è andato sprecato, nulla è gettato via, tutto è diventato amore. Anche il morire ha avuto un senso, perché se si vive nell'amore gratuito, tutto è vita. Il perdono rinnova, risana, trasforma e consola. Crea un popolo nuovo, non più la disperazione del nulla, ma fiducia piena nelle sue mani di Padre. Ci adagiamo nel cuore di Dio, perché è in Lui che si ricompone l'unità. Gesù, prima di essere sepolto nella tomba, viene consegnato finalmente a sua madre. La morte non impedisce l'ultimo bacio della madre al figlio suo. La morte non spezza l'amore. La sera è giunta, la battaglia è vinta. L'amore non è stato spezzato. Amare fino alla fine è l'insegnamento supremo lasciatoci da Maria e da Gesù. Con questo abbraccio ci viene consegnata la quotidiana fraterna missione di consolazione. Futuro pieno di grazia e di luce e di incontenibile amore per la vita. Aiutaci a spendere per te tutto quello che abbiamo e che siamo, per stabilire sulla terra la civiltà della verità e dell'amore, secondo il desiderio di Dio. Amen.